Un lavoratore va dal suo padrone e gli chiede: «Signore, perché mi paga 5 monete di rame mentre John riceve sempre 5 monete d'argento?» Il padrone guarda fuori dalla finestra e dice: «Vedo che sta arrivando qualcuno. Sembrerebbe un carro di fieno. Vai a dare un'occhiata». Il lavoratore esce, ritorna e dice: «Ha ragione, signore, sembra essere fieno. Sai da dove viene? Forse dai campi al di là della collina. Non lo so. Vai a chiedere». Il lavoratore esce e rientra. «Sì, signore, da oltre la collina. Sai se si tratta di fieno di primo o secondo taglio? Non lo so. Allora vai a chiedere». Il lavoratore esce e ritorna. «Signore, è di primo taglio. Nessuna idea sul prezzo di vendita? No. Allora vai a chiedere». Lui va, torna e dice: «Signore, 5 monete d'argento a carro. Possono farci uno sconto?» «Non lo so». A quel punto, John entra e dice: «Signore, passavano dei carri di fieno provenienti dai campi al di là della collina. Primo taglio. Volevano 5 monete d'argento a carro. Ci siamo accordati su 3. Li ho fatti entrare. Li stanno scaricando proprio adesso». Il padrone si rivolge al primo lavoratore e gli dice: «Vedi ora perché vieni pagato 5 monete di rame e John 5 monete d'argento?» Ascoltando questa storia, a me personalmente viene la pelle d'oca. Se te la ripeti ogni giorno, saprai tutto quello che c'è da sapere sul management, la gestione. Tutto nel management. Tutte le persone sono divise in queste due categorie. Questa è una situazione di vendita. Questa storia parla di vendite. Molto in fretta diventerai un bravo giudice del carattere delle persone. Inizierai a vedere nel primo e nel secondo lavoratore i tuoi dipendenti. È abbastanza facile vedere chi si trova in ciascuna delle due categorie. Quando parli con una persona, meno domande le devi fare e meglio è. Considera cosa rende John diverso dall'altro. Ha lungimiranza, ha fatto domande, ha comprato il fieno e l'ha fatto scaricare. Lo guardi e, caspita, vorresti solo dire «ben fatto» e abbracciarlo. Con l'altro tipo di manager o lavoratore devi letteralmente tirargli fuori le cose. Alle riunioni dico sempre: più domande ti faccio e peggio è per te. Sappi che se ti faccio una domanda significa che tu non me l'hai detto. Devi indovinare ciò che voglio senza che te lo chieda. Un meeting dovrebbe essere come se fossi venuto a guardare un film di Hollywood. Mi sedessi, mi rilassassi e prendessi tutto d'un fiato senza fare domande. Prima ancora che io faccia una domanda, mi colpiscono con delle risposte come quel John. I leader anticipano, pensano al cliente. John pensava al cliente. Il suo cliente era il suo padrone. Lui sapeva che il suo padrone voleva guadagnare soldi. Quindi è andato da lui e gli ha detto: «È fatta, l'ho comprato a buon mercato, il fieno è stato scaricato». Questi John sono uno su un milione, uno su 10.000. L'altro non è un leader, non pensa al cliente, non ha lungimiranza, è solo un esecutore. Curiosamente la storia va molto in profondità. Ecco perché il padrone lo paga 5 monete di rame. Anche noi abbiamo bisogno di esecutori. Dite loro di fare qualcosa, lo eseguono e poi fanno una pausa. Nessuna iniziativa. 5 monete di rame. Il 99% delle persone sulla Terra è così. E dovete spiegare loro perché vengono pagate 5 monete di rame, mentre altri ne ricevono 5 d'argento. E così qualcuno in gamba ha creato questa storia.